La Basilessa Teodora non era mai stata una donna profondamente religiosa, preferendo dare respiro a interessi più personali legati all'amministrazione dello Stato. Certo, l'ortodossia era accettata nella sua vita, ma nulla rispetto alla dedizione che provava verso suo marito e imperatore Niceforo V. La morte del suo amato la lasciò sofferente di una ferita che nessuno sembrava in grado di curare, con l'unico desiderio di onorare il ricordo del marito attraverso una difesa dei suoi ideali. Con questo chiaro piano in mente che la Basilessa Reggente, supportata dalla Camera Pretoria, pianificò l'ultima grande offensiva religiosa che si potesse infrangere contro gli infedeli tanto odiati da suo marito. La dottrina della Semita Venie, letteralmente cammino del perdono, acquistò così lentamente forma come una globale chiamata alle armi di tutto il popolo verso un'inesorabile avanzata bellico-religiosa che riportasse sotto il vessillo romano le popolazioni peccatrici limitrofe. Quella che divenne in ogni aspetto una vera e propria crociata ortodossa ebbe inizio il 1 luglio 1798 con le dichiarazioni di guerra contro Urbino, Napoli, Provenza e Tunisi, rivendicando fin da subito importanti vittorie, culminate con la conquista del Sud Italia e della stessa Roma il 31 dicembre 1800. Mentre il fronte africano rimaneva aperto e Papa Paolo III fuggiva pavidamente ad Ancona, la città eterna tornava, così, dopo oltre 1300 anni sotto l'ala protettrice dell'antica genealogia romana. Lungi dall'essere sotto il totale controllo politico, sociale e amministrativo di Costantinopoli, la nuova Roma si apprestava ora ad affrontare un decennio di radicali mutamenti interni. Come diceva Omero, chi ama troppo odia con la stessa forza. Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale globale dedicata alla nostra serie storico-narrativa con l'Impero Romano d'Oriente. Iniziamo subito a bomba con i dovuti ringraziamenti ai miei consiglieri dello scorso episodio, tra i quali abbiamo Joseph Garroni, Luigi Davide Micca, Vale Drake, Paolo T e Victor Paolicelli. Come avete sentito nell'introduzione, la morte del nostro imperatore e guerriero santo, zelota, Niceforo V ha profondamente sconvolto la nostra neobasilessa Teodora, al punto tale che una vera e propria ondata di odio scaturita dalla privazione di questo rapporto d'amore profondo tra marito e moglie si è scatenata su tutta l'Europa, principalmente e soprattutto sull'Italia. Avete sentito che ho tirato via in maniera piuttosto sbrigativa sulla conquista di Roma, perché ritengo che l'importanza di Roma non sia tanto nella sua conquista quanto nella sua assimilazione all'interno dell'impero. Roma, per quanto sia un vessillo fondamentale e importante all'interno dell'idea, dei piani e dell'ideologia che lo stesso Niceforo V aveva, non è tanto la sua conquista a dare forza e respiro al suo pensiero, alla sua ideologia, quanto, come appunto dicevo, l'integrazione. Il vero lavoro verrà da portare avanti in questo momento, integrando dal punto di vista politico, amministrativo, religioso e culturale la città. Solo allora il lavoro della nostra basilessa potrà dirsi ufficialmente compiuto e quindi anche l'omaggio che vuole portare al marito potrà dirsi ultimato. Quello che dovremo andare a fare quindi è quello che vedrete anche nelle prossime introduzioni, man mano, in maniera più o meno costante, sarà il processo di lenta integrazione della città eterna Roma all'interno del nostro impero. Ho già dei piani al riguardo, sia narrativi che dal punto di vista di gameplay, ma lo vedrete a tempo debito. Roma è una realtà molto grande, bisogna trattarla come tale, soprattutto in un contesto di conflitto religioso, ideologico e territoriale come il nostro, nel quale ci ritroviamo dall'inizio game con Bisanzio e l'Impero Romano d'Oriente contro le ceneri di quello che un tempo era l'Impero Romano d'Occidente e poi è diventato in realtà territorio dello Stato Papale.
Bene ragazzi, dunque in questo nostro episodio, come vi avevo accennato nella scorsa puntata, andremo ad analizzare i principali aspetti geopolitici, religiosi e diplomatici all'interno del nostro mondo di gioco. Qualora voi non siate interessati a questo, ma preferiate andare avanti col nostro gameplay direttamente, andate sotto nei titoletti al video e cercate direttamente la parte del gameplay. Per iniziare la nostra analisi, obbligatoriamente partiamo, ragazzi, dall'Europa. L'Europa, manco a stare a dirlo, è il motore trainante del nostro gioco in questo momento. E sebbene alcuni aspetti non andremo ad analizzarli, principalmente Bisanzio, Commonwealth e i nostri principali alleati, andiamo a vedere un pochino invece la realtà circostante. Partiamo dalle basi, quindi subito vedendo le Great Power. Le Great Power vede al primo posto il nostro Impero Romano d'Oriente, seguito da Castiglia, Ming, Corea, Mughals, Austria, Commonwealth e Netherlands. Molto interessante che i principali colossi, tra cui Commonwealth e Austria, che tutto sommato è stata un avversario davvero tosto contro di noi, si ritrovino esattamente al sesto e settimo posto. Però tutto sommato devo ammettere che la presenza di una Castiglia al secondo posto ci fa comprendere che quasi sicuramente si tratterà di un impero profondamente basato sull'aspetto coloniale. Dunque, innanzitutto dal nostro punto di vista diplomatico, come vedete noi abbiamo ancora dei legami reali con Russia e Austria e siamo alleati di Commonwealth, Scandinavia, Francia e Castiglia. Riguardo al nostro vicino Commonwealth, il legame è ormai strettissimo con l'Impero Romano d'Oriente, ma soprattutto anche con le piccole realtà dell'Ivolian Order, che tutto sommato sembra essere quasi diventato una sorta di vassallo del Commonwealth, sebbene comunque non sia effettivamente sottomesso alla figura del Commonwealth polacco. Più a nord la Scandinavia si ritrova profondamente isolata, se non fosse con l'alleanza dell'Impero Romano d'Oriente, dato che ha solo piccole realtà statali interne, oltre a, vedo, diversi conflitti nel centro Europa. Quindi credo che tutto sommato l'espansione a danno russo, sebbene rimanga latente, dato che come vedete la Scandinavia possiede dei claim nelle province dell'attuale Finlandia, ci ritroviamo comunque con un orientamento da parte sua verso il centro dell'Europa. Centro dell'Europa che invece vede un prevalere non più tanto dell'Austria, quanto piuttosto delle regioni come la Sassonia e in parte la Pomerania. Il fatto che abbiamo un'alleanza tra Sassonia e Danzica potrebbe essere un ottimo casus belli polacco per attaccare Danzica e Sassonia una volta che ci sia stata la possibilità per il Commonwealth di portarsi in territori confinanti. Quindi interessante potrebbe essere una mossa di avanzamento polacco. Per quanto riguarda la Svizzera che abbiamo visto, la Svizzera rimane una repubblica di fede riformata, tutto sommato isolata, ma anche lei, come vedete, sembra che si sia in un qualche modo divisa l'area di influenza con la Sassonia, area di influenza che va profondamente a toccare anche la Genova. Genova invece possiamo dire che dal punto di vista delle alleanze riesce a resistere soprattutto a danno di Castiglia grazie alla presenza dell'alleato francese, sebbene comunque un interesse in Italia e nella regione iberica non sia presente rispetto a un interesse verso Tunisi e le isole tipo Sardegna e Corsica, che la metterebbero inevitabilmente in lotta con l'Impero Romano d'Oriente.
Rimane comunque sempre una nostra repubblica e per quanto riguarda la Francia devo dire che è messa davvero benissimo dal punto di vista di alleanze perché è passata a rango di impero governata da Luigi XVI di Valois. Ed è principalmente alleata con tutti i vicini. Abbiamo piccole rivendicazioni territoriali a danno svizzero, però tutto sommato sembra aver raggiunto una sorta di status quo all'interno dei propri confini. Per quanto riguarda invece Castiglia, rimane fissa nel nostro asse francese e impero romano d'Oriente, ma come notate e come avevo anticipato, Castiglia si ritrova a essere un potente impero coloniale. Infatti, come vedete, il suo impero letteralmente si estende in tutto il mondo. Vedendo velocemente, di sicuro avrà creato anche delle nazioni coloniali che proviamo un pochino a vedere se le riusciamo a trovare. Eccole qua. Possiede Canada, Perù, Cascadia, Florida, Cuba, Guyana, Brasile, Castigliano e Castiglian La Plata. Andando un pochino a vedere le varie realtà, che cosa potrebbe essere interessante, dunque proviamo a vedere un po'. Canada in questo caso è una colonia, come abbiamo visto, c'è un vicereame e Liberty Desire, come vedete, sono tutti estremamente molto bassi. L'unico che è un po' più alto sembra essere la Florida, qua in America. Però la Florida, mamma mia ragazzi, è gigantesca. La Florida, tutto sommato, è davvero gigante. Possiedono, sembra quasi, tutte le nostre realtà coloniali una tecnologia pressoché allo stesso livello, perché se noi andiamo a vedere, ci ritroviamo con le nazioni coloniali davvero davvero molto espanse. Nel mentre continuando la situazione in Europa abbiamo la nostra Olanda che rimane alleata principalmente dell'Austria, ma si ritrova in guerra di nuovo contro la Gran Bretagna, penso in un definitivo avanzamento verso nord per cercare di annettere nuovi territori. Vedo anche, tra l'altro, un'alleanza della Scozia. Quindi la presenza della Scozia potrebbe essere una motivazione per sconfiggere più facilmente, in maniera magari definitiva, la Gran Bretagna. L'Olanda sembra che però in questa nostra run non abbia optato per una run coloniale, perché come vedete l'Olanda non ha nessuna colonia, si è sviluppata sì come repubblica, ma possiamo dire che è diventata quasi un'oligarchia, dato che ormai si sta sviluppando a mo' di vero e proprio impero. Parlando di vicini, parlando quindi della nostra Scozia, anche lei non ha assolutamente nessuna colonia. Sembra che ci sia già stata una sorta di accordo tra Scozia e Olanda sulla divisione dei territori dell'Inghilterra, perché come vedete sembra che il Galles sia di interesse olandese, mentre la zona principalmente della Scozia sia di interesse scozzese, più parte dell'Irlanda. Quindi potrebbe essere magari una divisione delle regioni di popolazione celtica nelle mani della Scozia, mentre invece l'Olanda principalmente va a controllare le regioni dell'attuale Inghilterra. Andando verso sud, andando a vedere il nostro Portogallo, il Portogallo ha importanti rivendicazioni a nord, a danno di Castiglia, però comunque è una piccola potenza locale, dato che, come vedete, ha come colonie Brasile, gli Stati Uniti e il Portogallo. Mi ero sbagliato, quindi prima il Brasile non era scusate, castigliano, ma era portoghese, errore mio. Però tutto sommato la presenza di colonie
vicine, quindi Brasile e Perù, potrebbe portare a conflitti coloniali in Sud America, sperando quindi poi in una supremazia o del Portogallo o di Castiglia. Vorrei tra l'altro vedere gli Stati Uniti, perché nel Nord Europa e Nord America non ho visto nessuno. Allora, è una sempre una colonia, possiede tutto sommato dei punteggi discreti, non male, e oh mio Dio. Poverini, no! Gli Stati Uniti sono stati ridotti nella misera provincia di Penobscot, del Maine, e ormai sono diventati come una riserva dei nativi. Peccato, peccato. E se andiamo a vedere magari le relazioni diplomatiche, no, niente. Il Portogallo con Castiglia sembra essere davvero, davvero in brutti rapporti. Il Portogallo è incazzatissimo con Castiglia, vuole dei territori castigliani. Siamo a meno 132, quindi probabilmente se il Portogallo farà un brutto passo potremmo vedere una premazia di Castiglia sia nella regione iberica che no anche in Sud America. Passando finalmente all'America, ragazzi, manco starlo a dire, gli Aztechi sono principalmente da soli perché sono alleati di piccole realtà, sembrano aver mantenuto tutti la religione, come vedete, locale, tranne per piccole realtà come ad esempio quella degli Wastak, che sono diventati niente proprio di meno che protestanti, quindi hanno deciso di abbracciare il protestantesimo una volta entrati in contatto con gli europei. Intanto, come dicevamo, i nostri Aztechi sono principalmente odiati da tutti, anche perché in Nord America si stanno espandendo in maniera violenta, però come vedete sono davvero una realtà molto potente, non tanto per la loro tecnologia, perché come vedete si parla di tecnologia inferiore a quella dei vicini, quanto piuttosto credo si tratti di una potenza dal punto di vista militare. Infatti parliamo di circa 232.000 uomini contro realtà confinanti di soli 43 e 2.000 uomini. Castiglia potrebbe magari andare a compensare con i suoi 200.000 uomini, però il fatto di dover portare gli uomini e le truppe fino a qui, beh, risulta essere abbastanza difficile. Sono andati in maniera violenta, come vedete, sulla frangia militarista appena si sono garantiti un'economia stabile, perché abbiamo Economic, Quality e Trade e Administrative, dopodiché full militari con Offensive, Defensive ed Espionage. Quindi davvero, ragazzi, degli Aztechi aggressivi moltissimo, mi piace davvero tanto. Andando in Africa abbiamo un Yemen che, come vi ricordate, ci eravamo brevemente scontrati contro di lui nell'ultima guerra contro i Mamelucchi. Lo Yemen al momento ha subito danni al prestigio, potrebbe essere dovuta o ai Mughals che sono entrati in guerra contro di loro, oppure magari a Kirwa. Però tutto sommato il punteggio è abbastanza basso, quindi potrebbe essere uno scontro tra Mughals e Yemen se il punteggio è piuttosto basso. No, sembra alto, quindi forse effettivamente Kilwa che si è scontrata con lo Yemen. Alleati con... ecco, perfetto, non poteva essere una lotta contro i Mughals perché appunto sono alleati di Mughals. Quindi un fronte principalmente sud-est contro l'impero romano d'Oriente si è andato a formare con un'alleanza tra Mughals e Yemen. Lo Yemen si è principalmente orientato nella prima metà della partita su una visione molto militarista, cosa anche sensata perché gli abbiamo dato numerosi fastidi attaccandolo diverse volte, dopodiché torna a una visione più diplomatica,
commerciale e principalmente chiusa in se stessa con le defensive. Quindi interessante da questo lato qui. Grosse realtà africane abbiamo solo Yao, e anche lei comunque è ovviamente musulmano. Kilwa è l'unica realtà in Sudafrica insieme a Bestizaraka che si è tutto sommato riuscita a preservare una sorta di presenza, oltre a piccole realtà del centro Africa, come vedete, ma non è nulla di particolarmente interessanti. Kilwa non la vedo ben messa, perché si è inimicata sia il Portogallo che lo Yemen, anche perché come punteggio lei non è assolutamente andata nell'aspetto militare. Come vedete ha solo giusto le quantity e le offensive, per il resto sono tutte basate sull'aspetto economico e sull'aspetto diplomatico, amministrativo. Non vedo un futuro roseo per la nostra Kilwa. Tornando invece un po' più a est, abbiamo la nostra Russia. La Russia è sempre uno zardom, non è mai purtroppo diventata impero, e vedo una reggenza principalmente dovuta al fatto che Ivan IX è troppo piccolo. Il claim è piuttosto debole, e attenzione ragazzi, l'ho notato adesso, il claim della dinastia e dell'Austria. Aia, attenzione, claim della dinastia austriaca sulla Russia. Quindi se la situazione va male, l'Austria ha una più con la Russia. Anche perché se voi guardate in basso nella nostra casellina, il Royal Marriage è fatto sia con l'Impero Romano d'Oriente, sia con l'Austria. Quindi se ci muore il nostro buon Ivan IX senza eredi, beh, entriamo in guerra contro l'Austria, ed è molto positivo, perché se vinciamo riusciamo pure a prenderci la Russia, il che non mi dispiacerebbe. Per quanto riguarda le tecnologie e le idee, è messa molto male come idee generali, perché è molto ambiguo come orientamento, ha qualcosa legato al commercio, qualcosa legato all'aspetto militare, però ormai l'aspetto di prim'ordine è stato abbondantemente abbandonato. Andando ancora più a est, signori, arriviamo con il principale nostro avversario ad est, cioè i Mughals. I Mughals sono alleati di una grossa fetta più indiana, possiamo dire, oltre allo Yemen, sebbene comunque la presenza di un esercito molto esteso, una tecnologia molto avanzata e, come vedete, anche un aspetto delle idee molto basati, attenzione, sull'aspetto diplomatico e amministrativo, secondo me li ha portati a espandersi più nella zona ormai verso est più che verso di noi, dato che si è assicurata in questo caso l'alleanza con i principali, le principali realtà, oltre che dello Yemen, anche Chagatai, Bengal e Vijagar, che comunque non sembrano riuscire ad andare in qualche modo a contestare la sua presenza al pari, perché parliamo di 205.000 uomini, 10.000, 147, 177. La realtà di Gujarat però sembra abbastanza potente, e un conflitto tra Mughals e Gujarat, se non è mai successo, secondo me succederà a breve. Inoltre una tecnologia ben più alta di quella di Mughals, soprattutto quella militare, e la vediamo un pochino l'aspetto delle idee, scelte interessanti di Gujarat, sebbene comunque sia di stampo prettamente militarista. Secondo me l'unico problema per Gujarat è che rispetto ai Mughals non ha un legame di alleanze abbastanza forte. Andando ancora più a oriente abbiamo i Ming, ragazzi, che eccoli qua. Come avevamo visto nello scorso episodio, sono alleati della Russia, possiedono ancora pochi, ma ne possiedono, stati tributari, come vedete hanno fatto passare tutte le riforme,
possiedono come stati tributari sotto i Ming. Andiamo subito a vedere. Abbiamo Oirat, eccolo qui, che abbiamo visto prima. Abbiamo anche Ryukyu in Giappone, Kam qua in Asia, e infine Tondo, ok, qui nella regione più della Polinesia. Eccolo qua. Le relazioni di vicinato sono buone con i vicini, ma pessime con la Corea, principalmente perché vuole dei territori limitrofi, mentre per quanto riguarda la Corea abbiamo un'espansione più verso nord. Guardando sempre i Ming hanno come idee sia economiche che militari, anche se, ragazzi, attenzione, vedo ora i Ming hanno un importante alleato che io non avevo ancora notato. Non è solo la Russia, il Portogallo. I Ming sono alleati con il Portogallo, quindi attenzione, perché il legame dei rapporti di forza cambia enormemente, ragazzi, perché, come abbiamo detto, il Portogallo, allora, questa relazione molto violenta tra Portogallo e Castiglia non necessariamente potrebbe portare a una sconfitta del Portogallo. Certo, potrebbe essere difficile per i Ming riuscire a portare supporto al Portogallo, però mai dire mai, mai dire mai. La Corea non solo è andata in qualche modo a unificare la nostra Corea del Nord e del Sud, ma prendendo anche la regione del Manciuco, quindi quella che era un protettorato giapponese negli anni 30, ma se non erro è andata non solo ad espandersi nel Giappone, ma probabilmente dovrebbe avere anche dei vassalli, eccoli qua, infatti ha degli stati tributari che sono Takeda, Ando e Yeren, quindi alcune piccole realtà giapponesi sono state preservate all'interno dell'impero coreano, con una visione, possiamo dire, quasi di difesa delle minoranze culturali. Molto interessante, anche perché per caso le colonie hanno un liberty desire alto? No. Quindi tutto sommato questa nostra visione di una Corea, questa dinastia ha cercato tutto sommato di andare ad unire culture diverse dalla propria in un'unica realtà statale. Ecco, una cosa che non vi ho fatto vedere sono gli aspetti religiosi. Le religioni sunnite e arabe ormai guadagnano territorio non tanto in Africa quanto, interessante, nella regione indiana, mentre abbiamo delle piccole realtà induiste nel corno indiano, e il grosso delle religioni ortodosse mantenute e difese sempre dall'impero romano d'Oriente e la Russia. Il protestantesimo rimane costante in Scandinavia, mentre un grosso blocco cattolico divide principalmente in tre tronconi le tre realtà religiose alternative in Europa. Per quanto riguarda l'America, l'America rimane in blocco cattolica, tranne per la religione nativa degli Aztechi. Andando in Asia, ora abbiamo il Confucianesimo e il Vajrayana che si contendono una realtà religiosa all'interno del nostro impero cinese. La religione del nostro impero coreano invece è molto cosmopolita. Abbiamo una religione sia Tengri che Confuciana, come vedete, ma anche shintoista e animista. Quindi molto molto bello, ragazzi, questo impero coreano. L'ho già detto tante volte, lo so, ma questo impero coreano che è riuscito a integrare l'aspetto religioso e culturale degli stati e delle popolazioni assoggettate mi piace davvero moltissimo, davvero davvero bello. Bene, direi che tutto sommato la nostra visuale è molto interessante. Alla lamba del 1800 credo che cambierà poco, fino al 1821, però magari alcune realtà potrebbero avere dei colpi di coda e far vedere qualcosa di
particolarmente interessante. Ditemi qual è la realtà che più vi ha sorpreso e quello che più vi ha interessato. Benissimo ragazzi, rieccoci qua pronti per il nostro gameplay. Come vi dicevo, se avete saltato l'analisi politica, diplomatica all'inizio, bentornati con l'inizio del nostro video. Dunque, mentre stiamo lavorando al meglio per cercare di trasferire gran parte delle nostre truppe sul principale fronte africano, vi volevo far vedere una cosa che personalmente a me è piaciuta un sacco. Lo scorso episodio, andando a trovare alcune immagini per l'introduzione narrativa, sono riuscito a trovare un'analisi grafica, per così dire, di come potesse essere l'uniforme romana nel caso in cui l'impero romano fosse sopravvissuto e fosse arrivato fino magari al 1600-1700. Quella che state vedendo ora a schermo è l'immagine che appunto ho trovato e personalmente mi piace davvero ragazzi un sacco. C'è parecchia difficoltà a utilizzarla in una introduzione narrativa, ma devo ammettere che mi piace davvero davvero un sacco. È molto carina e molto bella e ci tenevo davvero a farvela vedere perché non è assolutamente così comune riuscire a trovare qualcosa al riguardo. Quindi spero che vi piaccia e quantomeno vi dia un'idea di come io mi stia immaginando la nostra divisa del nostro impero romano d'Oriente. Allora, io riesco a fare una cosa alla volta eppure male. Quindi andiamo a togliere il... Ma sì, dai, proviamo a fare così. Ok, fermi. Andiamo adesso a fare la pace con Urbino. Dunque, mi piacerebbe a questo punto prendere Urbino, però conviene tenersi ancora Urbino buoni. Non andiamo ad annettere Urbino. Prendiamo Transfer Trade Power, War Reparation. Prendiamo tutti i loro soldi e magari li obblighiamo anche a cambiare la religione. Forziamo la loro religione ortodossa in modo tale che poi più avanti ci sarà la possibilità di andare ad annetterli senza convertirli e andiamo a chiudere questa nostra guerra. Molto bene, perfetto, ottimo. Facciamo anche un harsh treatment qui, ottimo. E adesso iniziamo a spostare anche queste truppe sul fronte africano. Attenzione, abbiamo una coalizione. Allora, un secondo, oltraggiate, mettiamo il secondo qui, molto bene, e a questo punto però teniamo la nostra armata da 3 stelle, la teniamo magari a sto punto qua, mentre questo, sì, la spostiamo qua. Ok, cerchiamo di tenere comunque delle truppe sul fronte qua, non si sa mai. Non si sa mai. Mamelucchi, Lorraine, però tutto sommato sono nazioni molto molto deboli. Quindi non credo che la cosa ci debba preoccupare eccessivamente. Andiamo a continuare la nostra conversione, ok? Come siamo messi con i soldi? Meno 19? Andiamo a fare così e perdiamo 10 di Naval Tradition. Vabbè, poco male. Attenzione, nuova rivolta. Vediamo un pochino dove. Al Cairo, ottimo. Questo è molto positivo. Abbiamo una rivolta dei papisti a Roma. Guarda, mi dispiace ragazzo, ma finirai molto male. Qualcosa mi dice che finirai molto male. Il Papa sta cercando di andare a esprimere il suo dissenso per l'occupazione di Roma, ma la vedo difficile. Inoltre, la possibilità di avere, vedete, una pace, una tregua, scusate, in corso con l'Austria per altri 3 anni, ci limita ulteriormente
le possibilità di una coalizione. Quindi davvero davvero positiva come cosa. Local arrest principalmente dovuta a Kane e Girga. Dove si trovano? Ah, qua. Ok, va bene. Allora, adesso però fermi tutti perché stanno arrivando gli eserciti, quindi iniziamo a spostarci qua e iniziamo a sbrigarci. Addirittura sapete cosa? Ecco, stavo appunto per dire, posso cercare di muovermi per fare un po' così e così, e questo facciamo così. Appena andiamo qua, perfetto. In questo modo speriamo di riuscire a bloccarli qua, se non entrambi almeno uno solo. Forse uno solo. Sì, peccato. Poco male, però abbiamo fatto un ottimo wipeout. Allora, questi vanno qua. Anzi, sapete cosa? Marcia forzata qui. Questi togliamo la marcia forzata. Ottimo. E magari ci attiviamo per fare un po' di carpet sieging dove possibile. Ah, li abbiamo presi! Li abbiamo presi, ragazzi! E abbiamo fatto anche wipeout. Ottimo, ottimo, ottimo. GG. GG, ottimo. Non credo che ci sia quindi la possibilità di muoversi ulteriormente, no. Facciamo solo un attimo un accorpamento delle truppe dove possibile. Adesso andiamo a vedere anche il fronte egiziano. Non vi preoccupate, riusciamo a fare tutto. Prendiamo, no, aspettiamo. Aspettiamo e adesso andiamo a vedere qua a est. Ok ragazzi, poi iniziamo a scendere. Molto bene, ok, questi li abbiamo presi. Allora, iniziamo a fare così e questi mettiamo marcia forzata così, così, perfetto. Ottimo. E anzi no, forse è meglio, perché questi qua comunque è un 3 stelle. Non vorrei fare errori, quindi mettiamoci direttamente così, perfetto. Poi andiamo a fare ulteriori conversioni. Ottimo. Al momento come siamo messi con i core? Ancora un po', ancora un po'. Ok. Benissimo. Ovviamente questi li massacriamo. Killua viene spazzata via senza problemi. Genova è in guerra. No, chiede un military access. Decliniamo. Ok. Allora loro adesso si spostano subito qua. Loro vanno qua, no? Cavolo. Ok. E loro togliamo la marcia forzata e ci spostiamo, iniziamo a spostarci qua. Molto bene. Nuovo scontro, quindi don't mind if I do. Cerchiamo... Mamma mia, wipeout. Stiamo massacrando tutti, ragazzi. Stiamo letteralmente massacrando tutti. Va bene, ok. Ok. Allora, a questo punto direi che possiamo anche andare qua e passare con il focus sull'aspetto militare. La nostra figlia com'è? 13 anni. Quindi dovrebbe salire al trono tra pochissimo. Ok. Oh, fermi, 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 fermi. Fermi tutti. Fermi tutti perché non ci credo che loro siano stati così idioti. Non ci credo. Non ci posso credere. Scontro tra generali di 3 stelle. Tutto sommato noi abbiamo una disciplina altissima, morale altissimo, military tactics anche questa alta. E mi sa che gli abbiamo ucciso il generale in battaglia!
Gli abbiamo ucciso il generale in battaglia. Questo equivale a un wipeout? No, però gli abbiamo pure ucciso il generale in battaglia. Madonna, ragazzi. Spettacolo, spettacolo. Ottimo. E il nostro generale ha guadagnato un tratto che è Ruthless. Molto bene, Land Fire Damage più 10. Mamma mia, spettacolare. Bellissimo, quanto amo quando succedono queste cose. Come siamo messi intanto qua ad... siamo ancora bloccati, vero Occidente? Peccato. Però siamo al 49%, va bene. Molto molto bene, ci piace, ci piace. Adesso togliamo questo, andiamo a prendere Jaffa e questo pure lo togliamo. Ok, allora, questo, la nostra armata qui si occuperà di andare a prendere l'Egitto, mentre questa poi si occuperà del Nord Africa. Ottimo. Le nostre armate qua ne abbiamo una qui e l'altra qua, quindi questa si può tranquillamente occupare del drilling, mentre al momento aspettiamo. Oh, abbiamo finito Marrakesh, ottimo. Allora, abbiamo degli altri forti qua? No. Quindi questo da 2 stelle lo possiamo spostare tranquillamente qua, così da stringere su 2 fronti i nostri buoni nemici, e questi ci occupiamo di fare gli ultimi carpet sieging dove è necessario. Anzi, sapete cosa? Questo che è da 3 stelle spostiamolo qua, insieme a questi qua, che è leggermente più potente. Qua ormai il nostro buon amico è completamente annientato, quindi occupiamoci di fare un po' di carpe sigin con lui. Una delle cose che più amo vedere, ragazzi, è quando le truppe si dividono così per andare a fare il carpet sigin. Vi giuro che mi piace davvero un sacco. Vedo qua degli scontri. Oh, 50.000 ribelli? No, 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 no. Ci ritiriamo subito. Fermi tutti. Allora, questi vanno qua. Questi si stanno ritirando qua, molto bene. Questi vanno qua e poi si spostano qua. Mentre questi qua adesso si spostano, dovrebbe... Oh, no. Peccato. Peccato. Un generale con 60 di tradition? Va bene, prendiamolo, vediamo un po' com'è. Ok, allora, questi li spostiamo tutti qua, ottimo. E andiamo a vedere un pochino il generale che abbiamo trovato. Tutto sommato non è malvagio, non è malvagio. Prendiamolo e mettiamolo così. È un 2 stelle. Ok, allora, il Cairo è stato preso. Quindi spostiamoci subito qua e spostiamoci qua. Mentre questo si occupa di andare qua. Perfetto. Lui intanto si occupa di prendere questo. E iniziamo a liberare la zona meridione. Vediamo se siamo riusciti. Perfetto, un altro wipeout. Favoloso. Ottimo, 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 ottimo. Allora, qua abbiamo dei forti che non mi ricordo più. Sì, questo, dove siamo già. Ottimo. Allora, anche qua facciamo così. Scusate un attimo, questa opzione che cos'è? Ah, posso accorpare l'artiglieria. Non l'avevo ancora vista. Dunque, aia, c'è morto il generale a 3 stelle? Sì. C'è morto il generale a 3 stelle. Sono triste. Quello glorioso che era riuscito tutto sommato ad ammazzare quello nemico. Sono triste. Ci ero già affezionato. Ok. Lana di qualità. 520 ducati. Molto bene. Oh, allora, abbiamo Irene II Apocaucos
con un erede al trono che suppongo sia nostro cugino, Adrianos. Il problema è che ci sono dei pretendenti al trono. Allora, a Naxus. Ah. Allora, dunque, un pretendente è salito alla disputa di successione per il trono imperiale dato a Irene. Dato che le leggi emanate da Narbiotes hanno legato la reggenza della Basilessa all'erede. Il nostro pretendente, Nikolaos Paraspodilos, ha sollevato un'armata in supporto dei claim della corona e sta marciando verso la capitale. Ok, ok, allora... Wow! Va bene, va bene. 40.000 e ti sposti là? Ok. Come non detto. Come at me, bro. Poi andiamo a fare ulteriori conversioni. Convertiamo innanzitutto Roma. Ok. Iniziamo la conversione di Roma, visto che Roma è integrata. È un visionario architetto. Oh, questo andrà molto bene con una cosa che volevo fare dal punto di vista narrativo in questo episodio. Ma avremo modo di vedere a tempo e debito. Allora, fermi tutti, fermi, fermi, fermi. Ci sarà modo di fare tutto a dovere. Gloria per gli Apocaucos. Gli scolari hanno scoperto antichi documenti che ritraggono gli Apocaucos fino da Giulio Cesare. Beh, direi che la legittima sì, mi sembra la cosa migliore al momento. Poi, iniziamo a spostarci qua. Ottimo. Questo l'abbiamo preso, questo ci spostiamo qua e appena preso l'ultimo forte direi che possiamo tranquillamente, ottimo, stare sereni da questo lato qua. Allora, questo si sposta qua, questi vanno qua e quest'altro va qua, mentre questo si occupa di questi. Ok, allora, adesso piano ragazzi perché riusciamo a fare tutto, riusciamo a fare tutto. E la nostra bella guerra è vinta. Ok. Allora. Oddio, troppa gente. Questo qua. Dovremmo essere riusciti adesso anche a portare le truppe al massimo della forza. Ottimo. Andiamo qua e iniziamo a massacrare i ribelli. Perfetto. Questi vanno dove? Ad Arta? Oh, mi dispiace. Ma non farai una bella fine. Esatto. Non farai affatto una bella fine. Ottimo, questo va qua. Poi. Questo va così. E siamo a posto. Liberiamo il nostro ultimo territorio. Questo l'abbiamo preso. E adesso ci possiamo occupare della nostra pace con Tunisi. Allora, vorrei innanzitutto vedere un po' come siamo messi per quanto riguarda la nostra coalizione. Il problema principale è che noi ci troviamo con ancora un anno prima della chiusura della tregua con l'Austria. Questo vuole significare che noi dobbiamo innanzitutto schiacciare velocemente i ribelli, ma soprattutto ci dobbiamo anche preparare a un possibile nuovo conflitto contro l'Austria, perché non si sa mai. Soprattutto questo rischia di portare difficoltà per espansioni in Africa. Perché noi, se andiamo adesso a prendere dei territori, ci inimichiamo l'Austria e i territori limitrofi, ma appena termina la tregua, purtroppo questi maledetti austriaci ci fanno guerra. Quindi quello che voglio fare adesso è andare a fare una pace separata con i vicini. Poi, lei dove si trova?
Questa macina. Ah, è qua. Ok, quanti uomini ha? 15.000, ma tutto sommato non li vedo molto preoccupanti come cosa. Dopodiché, visto che noi dobbiamo andare anche qua a lavorare un po', voglio provare a fare una cosa molto molto carina. Andare a distruggere la chiesa di San Pietro, che si trova a Roma. E dobbiamo andare ad arrivare a 60, quindi lavoriamo un pochino per arrivare a 60. Dopodiché andremo a ricostruire la basilica di San Pietro, che abbiamo appena distrutto, niente poco di meno, con l'idea di andare a edificare una basilica ortodossa. Diamo un attimo a velocità 5, veloci veloci. Qua ovviamente non credo che lei accetti sempre la pace, no. Vedo tra l'altro il nostro erede, ok, scolare, e lei construction cost meno 10, molto bene. Allora, la disciplina, vediamo se c'è qualcosa di buono. Morale delle armate, sì, però no, non mi sembra il caso, quindi teniamo la disciplina, che può essere utile. Genova è entrata in una coalizione militare. Quindi secondo me, ragazzi, appena abbiamo l'uscita della tregua con l'Austria, secondo me c'è la possibilità di una guerra. C'è una guerra contro l'Austria. Ok, allora, prepariamoci a dovere. Qua vedo altri 55.000. Questi si spostano anche qua. Questi si spostano qua. Ottimo. E iniziamo a mettere dei militari, leader militari. Ottimo, un altro 3 stelle. Questo lo spostiamo con marcia forzata qua. E gli diamo anche a questo un nuovo militare. Wow, che punteggio! Spettacolo! E questo, aspettate un attimo, facciamo così e lo spostiamo invece... Ah già, perché purtroppo... Cazzo. Ok, lo spostiamo qua. Ok. Quanti generali posso prendere ancora? Nessuno più. Va bene. Ok. Allora, questo però lo teniamo qua, non si sa mai. Uno sul fronte africano, voglio tenerlo. Allora, quartiere straniero di Trapezus. Per lungo tempo i mercanti stranieri si sono insediati a Trapezus con l'obiettivo di intraprendere un commercio con la nostra nazione. Nell'ultimo periodo comunque è stata intensificata l'attività della città libera ed è comunque cresciuta a tal punto per diventare una città vera e propria. Questo non ha avuto tutto sommato anche degli aspetti problematici, dato che i nostri cittadini si lamentano che gli abitanti della comunità di Konzarner crescono a loro danno. Richiedono che possiamo mettere delle regole molto più severe sui mercanti stranieri e fare in modo tale che le loro attività vengano limitate nei quartieri. Allora, mi piacerebbe vedere un attimino dov'è. Ah, è la miseria, sta infierendo su di noi, addirittura quassù. Prendiamo questo, va bene. Allora, adesso qua intanto facciamo anche così. Siamo a settembre del 5, loro sono in tregua. No, ok, abbiamo già terminato la tregua, ottimo. Questi stanno andando con marcia forzata? Sì, ottimo. Ah, abbiamo anche un altro qua. Ok, allora questo si sposta qua e questo va in seconda linea. Aspettiamo di convertire Roma, che è molto costosa, e poi convertiamo Spoleto.
Vedo anche qua. Questo lo spostiamo. Abbiamo qualche 3 stelle che sta arrivando? No. Ok, allora questo si sposta qua, questo si sposta qua e questo va qua. Mamma mia, guardate che fronte che abbiamo a danno austriaco. Spettacolare. Spettacolare, ottimo. Allora, proviamo a vedere se adesso una pace questi qua la fanno. Sì, però io rischio sempre di entrare in coalizione contro di loro. E non ho soldi. Il Commonwealth ha come messo? Più 148. Allora, facciamo così, ragazzi. Questi la stiamo già mettendo. Aumentiamola con 2 gli alleati qua. Ottimo. Andiamo a vedere intanto se possiamo continuare il dev. No, 157, porca miseria. Royal marriage, ottimo. Accettiamo. E continuiamo a stare molto tranquilli così, senza fare troppo. E speriamo in questo modo di riuscire a gestire un pochino il tutto. Il problema è che ci costa davvero tanto. Proviamo a fare così, aspettate. Dunque, togliamo tutti i forti. Ok. A quanto siamo? Più 38. Ok. Poi andiamo a tenere i forti che si trovano sul confine. Allora, mancanza di ufficiali. Sinceramente, professionalismo non lo voglio perdere proprio ora. Tra l'altro, attenzione perché vedo... Aia. Ci pesa, questo. Questo va bene qua. Questo non va bene qua. Ok, così dovrebbe andare. Qua abbiamo ancora un 48.000. Spostiamolo qua. Se questi castigliani si potessero togliere. Va bene, cerchiamo di migliorare i tratti della nostra basilessa e imperatrice. Intanto qui come va a Roma? Continuiamo il dev. Diplomatic reputation e improve relation. Ma va bene, ok. Aumentiamo le tasse. Allora, un problema con l'edilizia, perché non sono stati pagati. Prendiamo più disciplina. Va bene. E a questo punto sapete anche che cosa? Aumentiamo il nostro punteggio e a questo punto facciamo anche un po' di drilling. Tanto non sembra che nell'immediato ci siano conflitti. Ok. Perfetto. Anche questo va in drilling. Iniziamo a guadagnare un pochino di punteggio. Oh, benissimo, questo volevo vedere prima di fare una nuova guerra. Lorraine sta lasciando la coalizione. Perfetto, perfetto. Continuiamo a tenere in guerra Tunisi. Attenzione, questi qua da dove arrivano? Fermi tutti. Questi dove vanno? Là? Proviamo a prenderli senza fare troppa strada. Ok, Marrakesh è stato conquistato, poco male. Andiamo, ritorniamo qua. Molto bene. Voglio cercare di far letteralmente esplodere i mamelucchi
abbastanza in tempo per la fine della coalizione a danno nostro. In questo modo spero che appena l'Austria esca, io mi possa espandere a danno mamelucco, scusate, tunisino senza particolari problemi. Il che mi piacerebbe anche, dato che potrei in questo modo mi potrei in questo modo anche poi far causare una nuova coalizione, però magari solo contro Austria e Genova, e allo stesso tempo spingere il Commonwealth a volermi più bene. Benissimo. Chilli ha lasciato la coalizione. Facciamo mantieni e mantieni. Non si sa mai. Miglioramenti alla tecnologia governativa. Prendiamo un pochino meno punti. Facciamo così, stiamo tranquilli. Saggezza estera. 50 di military power perché abbiamo un comandante curdo, Stefanos Akropolites, che ha portato idee nuove all'interno del nostro esercito. Eccolo qua. Lui di stanza in Africa. Molto bene. Andiamo anche qua a fare un nuovo dev. Molto bene, 59 e 60. Ok. Oh no, dobbiamo migliorare la tecnologia anche? Sul serio? Oh, ma dai. What? Cos'è, scusate, quello? Allora, sire, sire, il nostro advisor non riesce a mantenere l'eccitazione. Grande notizia, un figlio della nostra famiglia è il successore al trono russo. Prendi questi, von Habsburg. Un nobile degli Alpocaucos, un 651 con un claim forte, è diventato erede all'età di 14 anni? What? Scusate, ma questo significa che io ho come più la Russia? No, vero, non è possibile. No, infatti. Wow! Ok! Sono impossibile più con la Russia. Wow! Bellissimo, bellissimo, bellissima, bellissima. Andiamo a migliorare le relazioni perché abbiamo grosse possibilità. Allora, sapete cosa, ragazzi? Io, visto che ho sentito il timer che suonava, io quasi quasi provo a far scatenare questa coalizione di Genova e Austria, espandendomi contro Tunisi, dato che adesso la situazione sembra essersi un pochino migliorata. Dopodiché andiamo a fare un build spy network sull'Austria, un build spy network su Genova, ottimo, e teniamo gli ultimi due liberi. Per fare un miglioramento sugli alleati e quest'altro lo usiamo per fare la pace. Allora, penso che una situazione del genere possa essere più buona, più in linea con i nostri confini. Mi piace, come cosa questa mi piace. Mi piace. E avremo una coalizione potenzialmente di Genova e anche Austria. Quindi andiamo a prendere anche tutti i loro soldi, andiamo a prendere le war reparation e direi che siamo abbondantemente tranquilli così. Va bene, mi piace, direi che questa nostra pace è buona, spero che permetta di andare a far scatenare la nostra guerra di coalizione, vediamo un pochino come siamo messi. Guardate che bella, bellissima ragazzi, semplicemente bellissima, ottimo. Allora, la provincia è sotto assedio, ma se ho capito bene, adesso dovrebbe andarsene, ottimo, eccolo qua, infatti, se n'è andato in fretta.
Allora, ora andiamo a fare un pochino di controlli. Qua siamo già a più 5. Teniamolo fermo così, ottimo. E adesso questo invece si sposta qua. Ok. Allora, con Urbino, tra quanto possiamo entrare nuovamente in guerra? 1812. Ok, contro l'Austria invece teoricamente ci potremmo già entrare. Se io vado a dichiarare guerra loro, chi entrerebbe? Non entrerebbe la Russia, il che è molto positivo. Entrerebbe l'Olanda. Però io mi porterei anche il Commonwealth. L'Olanda però è molto forte, molto molto forte. La Francia entrerebbe potenzialmente, ma sta già combattendo un'altra guerra. Allora, la Francia contro chi sta combattendo? Contro Nederland. Beh, allora, questo potrebbe essere positivo perché una guerra della Francia contro il Nederland ci permetterebbe di spingere a danno austriaco subito. E poi andare a colpire il Nederland dopo che avrà fatto la pace, quindi ripetere il gioco dell'altra volta. Molto bello come cosa. L'Austria quanti uomini ha? 314.000. Noi ne abbiamo circa 330.000 sul loro fronte a sud, più gli avversari che possiamo sconfiggere grazie al Commonwealth. Sapete che al momento preferisco vedere un pochino che cosa ci porta i prossimi mesi, perché voglio provare a vedere un attimino se l'Austria ci dichiara guerra per coalizione oppure, molto più semplicemente, voi preferite andare a dichiarare guerra voi stessi, quindi sentire un po' che cosa mi proponete al riguardo. Andiamo anche magari a ripulire un pochino il nostro esercito che purtroppo ha subito delle perdite. Va bene ragazzi, detto questo direi che è tutto. Ci possiamo anche salutare con il nostro gigantesco impero romano d'Oriente. Ditemi che cosa ne pensate tra le due opzioni, se preferite aspettare in una dichiarazione di guerra dell'Austria oppure andare a dichiarare noi stessi guerra all'Austria, così per una sorta di guerra preventiva. Anche perché ci ritroviamo nel 1808, abbiamo circa 12 anni di tempo per andare a completare l'espansione in Italia e andare a creare il nostro vassallo con a capo Ravenna. Un saluto a tutti ragazzi e ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao!